si è parlato di tantissime nuove tecnologie, ma qua il punto è anche un altro. Ma queste nuove tecnologie che le scuole stanno acquistando, poi avranno una ripercussione immediata e avranno anche bisogno di essere gestite. Cosa possiamo dire? Sì, girando per Didacta, oggi più che mai Didacta è una fiera per la quale c'è un mercato, c'è chi vende e c'è chi compra. Ci sono 2 miliardi e 100 milioni che sono da spendere nell'ambito di New Classrooms e New Labs, e è del tutto evidente che si tratta di una cifra mostruosa che va spesa entro dicembre 2024, e quindi l'attenzione è su che cosa compriamo per innovare la scuola. Attenzione! Le domande da farsi sono: uno, che cosa compriamo? Ma è l'ultima domanda da farsi. Prima occorre un progetto. Dal punto di vista formale, i progetti sono stati presentati entro il 28 febbraio e quindi adesso, tramite la piattaforma Futura, bisogna attendere la firma dell'atto, dell'accordo tra Ministero e singola scuola, e quindi si potrà iniziare a procedere anche con la spesa. La stessa cosa vale anche per divari digitali. Ma si tratta di progetti molto molto generali, nel senso che non erano di dettaglio. Da qui in avanti uno dice: io devo trasformare metà delle mie aule, devo realizzare 2 o 3 laboratori. Domanda: che didattica vuoi mettere in campo? Quali sono le tue idee di scuola che vuoi mettere in campo? Non è che perché qua si vede pacchi mostruosi di realtà immersiva, tu dici: ma spendo 40.000 euro, mi prendo la realtà immersiva, poi cosa ci fai? Il bagno. Cioè devi capire bene che cosa vuoi fare. Anche farci. Formare il personale. L'altro tema è questo, tant'è che il decreto ministeriale 161, quello che ha fatto scuola 4.0, dice che una delle azioni fondamentali è l'azione di accompagnamento. Cosa intende ogni singola scuola per accompagnamento? Come accompagna la formazione dei docenti, l'acquisizione da parte di tutti i docenti delle competenze necessarie per poter utilizzare in maniera didatticamente innovativa la strumentazione acquisita? Qui uno dei promotori, di Didacta è Indire. Indire ha una proposta estremamente significativa dal punto di vista di avanguardie educative, ad esempio, ma a me sembra che anche in questa fiera sia stranamente messa dopo l'acquisizione. Prima c'è l'acquisizione, dopo c'è. E per quanto riguarda la formazione, ci sono anche molte attività messe in campo anche dalla tecnica della scuola. Segnalo che con i fondi del PNRR non può essere acquistata formazione per scuola 4.0, ma ad esempio tutte le scuole hanno ricevuto proprio in questi giorni 2.000 euro perché ogni singola scuola carichi un percorso di formazione dentro la piattaforma Futura in modo rivolta ai propri docenti. Questo può essere fatto da l'animatore digitale della scuola, ma può anche essere acquistato da esperti esterni o da formatori esterni. Questo è un elemento molto importante, perché noi corriamo il rischio di avere fra 3 anni pacchi di tecnologia di cui non sappiamo cosa fare, anche perché va previsto anche un accompagnamento affinché questa tecnologia non invecchi così rapidamente da risultare inutilizzabile fra 4 anni. Io ritengo, e chiudo, direttore, sottolineando una dimensione etica: le scuole ricevono una serie di fondi così significativi che non sono un regalo dell'Unione Europea, ma sono a debito. Chi pagherà questo debito sono gli studenti che abbiamo in classe oggi e che pagheranno in futuro. Dobbiamo in tutta onestà chiederci: stiamo facendo un ottimo lavoro per loro, visto che lo pagheranno loro? E sarà un debito che è in carico soprattutto a loro, non a noi che siamo, perdonami, anzianetti. Bene, bene. Io passo, riprendiamo poi dopo con Tosolini questo, cerchiamo di rispondere a questo problema non da poco.
Passiamo un attimo, due minuti, con Enrico Carosio del Comitato Tecnico Scientifico di Casco, che si occupa più della parte esecutiva, progettuale e anche riguardante operativa, riguardante anche gli ambienti. Di cosa appunto vi occupate e qual è il vostro supporto alle scuole? Allora, noi abbiamo da tanti anni l'esperienza di accompagnare, come diceva Luisi, le persone nel mettere a terra tutti questi progetti. È chiaro che quello che ha introdotto Luisi rappresenta un punto imprescindibile, che è quello del tema della competenza intesa come intenzionalità. La differenza tra un professionista anche della scuola capace e uno, diciamo così, mediocre è l'intenzionalità. E intenzionalità cosa significa? Fare propria un po' la vecchia legge del marketing, no? Invece di partire dal che cosa, partire dal perché. E credo che questo sia l'approccio che noi portiamo avanti con le scuole per progettare sulla base di un perché. Perché vogliamo acquistare tutto quello che abbiamo visto, per esempio, qua in fiera? Come lo utilizzeremo? Che senso ha? Cosa servirà per i nostri ragazzi? La scuola punta davvero sul digitale come strumento di apprendimento? Ecco, partire dal perché è un po' la nostra funzione primaria. Detto questo, poi tutto diventa oggettivamente più semplice, perché ci sono tanti strumenti, tante scelte che si possono mettere in campo, e quindi progettare insieme quali sono gli strumenti che sono, si possono calare maggiormente in quella realtà, anche in base alle competenze del team di docenti che noi abbiamo. Le variabili sono diverse, ma se non partiamo da quello proprio che diceva Aloisi, che è l'etica della scelta, in qualche modo, perché rischiamo davvero di perdere un'opportunità grandissima. Ci sono scuole che già vi sono, diciamo, si è creato un... Sì, qualcuna c'è già, non sono moltissime, sì, devo dire la verità, perché questa cultura, diciamo così, della progettazione anche, chiamiamola così, organizzativo-logistica, sì, che comporta una revisione dei processi, una revisione dei ruoli, una revisione degli ambienti fisici, in alcune scuole, io mi sento dire un po' la maggior parte della scuola è ancora sotto forma di resistenza, no? Tosolini, dicevamo quindi di quelle che sono le dinamiche, le difficoltà che le scuole rischiano di incontrare se non fanno una buona progettazione. Parliamo di fondi del PNRR. Ci eravamo visti in autunno, mi sembra, avevamo fatto una stima dei fondi copiosi che stanno confluendo alle scuole, anzi sono confluiti, e che le scuole hanno progettato di spendere. Parliamo anche, per quanto riguarda la digitalizzazione, di quanti migliaia di euro. Per tutte le scuole italiane un totale di 2 miliardi e 100 milioni di euro da spendere entro dicembre 2024. Le scuole italiane sono 8.000 e qualcosa. Di queste 8.000, le scuole superiori, saranno 3.000 più o meno, ricevono i fondi per i New Labs, sono 164.000 euro per i tecnici e i professionali e 124.000 per i licei. Più ogni scuola, tutte le 8.000 e passa scuola Italia, hanno ricevuto una cifra variabile, si può andare da 80.000 euro a 300.000 euro, per trasformare metà delle loro aule in ambienti digitali. Dipende ovviamente dalla grandezza di una scuola, quindi ci possono essere scuole che hanno portato a casa 400-450.000 euro. Ecco, quindi a questo si aggiungono i fondi precedenti, che sono i fondi ad esempio dei 130.000 euro nelle scuole superiori per l'area ecologica sostenibile e l'agricoltura idroponica. Poi ci sono i fondi per le smart board che hanno riguardato tutte le scuole, poi i fondi che hanno finanziato il rifacimento della rete digitale. Quindi veramente le scuole italiane in questi anni vedranno tante di quelle risorse da far tremare i polsi. Io parlo appunto di responsabilità etica da questo punto di vista. Allora, Tosolini, rivolgiamoci allo staff e ai dirigenti. Scuola media superiore, abbiamo fatto una stima l'altra volta, di Roma, si sfioravano i 200.000 euro di introiti solo con i fondi del PNRR. Il 28 di febbraio, entro il 28, è stata fatta una prima programmazione
Adesso cosa dobbiamo consigliare a questo staff, a questi dirigenti? Comportatevi in quale modo, soprattutto non commettete quali errori? Allora, innanzitutto va atteso dal punto di vista formale la firma dell'atto di autorizzazione all'inizio della spesa. Dopodiché tecnicamente si tratta di iniziare a l'assunzione in bilancio dell'autorizzazione, iniziare a fare una serie di progettazione che sarà alla base dei bandi per l'acquisto per la fornitura, rispettando il codice degli appalti pubblici e tutte cose che i dirigenti di DSGA conoscono benissimo. Il tema è: io che didattica intendo realizzare nella mia scuola, ma non nella scuola in generale, in questa specifica scuola, con questi specifici docenti, con questi specifici studenti e studentesse, e fare in modo che riguardi non, e questa è la grande novità, non una punta di diamante di 3, 4, 10, 20 docenti su 100, ma tutti i docenti. Cosa posso fare io perché tutti i docenti diventino capaci di innovazione in ambienti didattici digitali? Questa è la grande sfida. Non basta, ripeto, acquisire la Ferrari se non la sai guidare, perché c'è il rischio di lasciarla poi nel garage e ad ammuffire o ad arrugginire. Passiamo, sì, scusa, perché questa è una metafora su cui vorrei andare avanti. Carosio, la Ferrari ha bisogno anche del meccanico. Ecco, quindi ogni tanto va fatto anche il tagliando. E voi date anche assistenza? Sì, diamo sempre assistenza ai docenti, nel senso che partiamo con una formazione a vari livelli a seconda della loro preparazione e poi cerchiamo di portarli in situazione per seguirli in qualche modo, che rappresenta il monitoraggio e seguire direttamente i gruppi di lavoro in un percorso di fatto di crescita in questo senso, anche perché le tecnologie tempo pochi mesi, alcune sono già obsolete o sono già superate da nuove. Certo, quindi bisogna sempre stare al passo con i tempi. Però da quello che ho capito, questo tagliando bisogna volerlo fare. E come possiamo convincere le scuole, come possiamo anche far comprendere quali sono i rischi a non fare il tagliando? Certo, io sono molto diretto su questa cosa. Occorre darsi, visto che usiamo la metafora della Ferrari, dei pit stop. Bisogna che la scuola si dia intenzionalmente dei momenti in cui ci confrontiamo, parliamo, dove vogliamo andare, quali sono le competenze che abbiamo a disposizione, qual è la nostra visione di scuola, come diceva Luisa, chi sono i nostri ragazzi. Questa è una cosa che secondo noi, che ormai frequentiamo le scuole da tanti anni e soprattutto anche durante il periodo del Covid, abbiamo visto questo pit stop è ancora vissuto come una perdita di tempo. Entriamo nel dettaglio. Scuola del Sud, livelli di apprendimento, lo dicono i dati Invalsi, non alti, anche OCSE, PISA, non altissimi. Grado di dispersione purtroppo ancora elevato. In questo contesto cosa si può fare con i fondi del PNRR legati al piano scuola 4.0? Allora, direi che rispetto alla dispersione, uno dei pilastri dell'apprendimento è la coinvolgimento attivo, è uno dei quattro pilastri delle neuroscienze per l'apprendimento. Ovviamente va da sé che viene in modo naturale che le strumentazioni tecnologiche possano attivare delle didattiche partecipative attive e coinvolgenti, che lavorino sulla creazione di artefatti, prototipi, progetti concreti sui quali i ragazzi possano mettersi alla prova. È chiaro che la didattica attiva, possiamo chiamarla così per semplificare, è uno degli strumenti a nostra disposizione più potenti per raggruppare ragazzi, per dargli lo spazio alla loro creatività, mettere in campo ciò che sono senza avere troppe briglie chiuse nella didattica tradizionale. Quindi questo aspetto, secondo me, va pensato, e credo che sia anche l'acquisto stesso delle tecnologie, come stiamo vedendo qui, rappresenti sempre a monte di un pensiero didattico forte un'occasione enorme da questo punto di vista. Lo vediamo un po' ovunque sul territorio italiano. Bene, ritorniamo a Tosolini. Facciamo un sogno. Tosolini non ha lasciato la scuola il 1 settembre 2022, è ancora dirigente scolastico.
deve convincere un centinaio di docenti nel coinvolgerli in questa avventura, presenta il problema nei consigli di classe, le cose non vanno molto bene, decide di fare un collegio dei docenti ad hoc. Cosa dice? Guarda, io sogno ancora più in alto. Ok. Allora, innanzitutto, molte 3.196 scuole hanno ricevuto anche 500 milioni di euro, mezzo miliardo di lire, legato alla dispersione. Questo per la domanda che hai posto prima. È chiaro che la lotta alla dispersione e al superamento dei divari territoriali, così si chiama questa parte del PNRR, deve integrarsi direttamente con il tema di secondo livello del sogno. Una scuola, proprio quella scuola del sud che tu citavi, ma qualunque, deve anche chiedersi: io quello che compro riesco a farlo usare dal territorio? Io che sono, posso collocarmi come civic center? E quello che la tecnologia che io adopero può essere utile anche per favorire la formazione dei cittadini digitali? Digicomp 2.2. L'Unione Europea dice che c'è uno spazio europeo dell'educazione digitale che riguarda anche gli adulti. E chi lo fa se non le scuole? Non so se riesco a rendere l'idea. Questo è mettere a disposizione l'offerta formativa anche per gli adulti, non solo le scuole serali. No, nel senso che la scuola in Italia è un edificio pubblico che viene sottoutilizzato nei mesi estivi, nei pomeriggi, che è il luogo nel quale noi dobbiamo iniziare a pensare che sia un luogo che diventa il luogo della formazione alla cittadinanza, a prescindere dall'età. Questo genera quella comunità educante di cui tutti ci riempiamo le parole, la bocca, ma non sappiamo bene cosa voglia dire. Allora, il quesito che io porrei al collegio docenti è: ragazzi miei, guardandovi, gli insegnanti sono sostanzialmente, hanno l'età dei 56 anni medi, sono sostanzialmente fuori dalla storia. Se uno pensa a tutto il grandissimo dibattito che c'è in questo periodo sull'intelligenza artificiale, su ChatGPT, buona parte degli insegnanti e anche delle istituzioni scolastiche sta ragionando dire: vietiamolo. È come se avessimo vietato la penna Bic quando l'hanno inventata, è come se avessimo vietato di stampare libri, perché i monaci poveretti cosa facevano? Ecco, allora bisogna fare un grandissimo rovesciamento di paradigma, è una scommessa. Gli insegnanti sono stati capaci di portare la scuola fuori dalle secche del Covid, parliamoci chiaro, siamo stati chiusi per dei mesi e abbiamo tenuto insieme l'Italia dal punto di vista della formazione. Bisogna fare un salto successivo, non tornare indietro. L'OCSE dice che dopo il Covid molte scuole hanno messo lo sguardo sullo specchietto retrovisore. Dobbiamo togliere questa cosa, iniziare a riguardare di nuovo davanti. Un'ultima battuta, Enrico Carosio, comitato scientifico Casco: quanto è importante coinvolgere anche le famiglie degli studenti? È molto importante, e mi sento di dire che spesso è stato, non è stato fatto, perché manca anche a volte nel corpo docente una capacità comunicativa dovuta anche alla definizione precisa delle funzioni dei tre attori in campo: docenti in senso di scuola, genitori come famiglia e alunni che devono fare in qualche modo il loro dovere, che è anche un diritto ovviamente. Quando si riesce in qualche scuola, io ho avuto personalmente nel passato l'opportunità di lavorare sulla definizione degli ambiti di intervento in qualche modo di questi tre attori, il circuito comunicativo di comprendere quello che i figli stanno facendo, di quello che può fare la famiglia per sostenerli, e anche ovviamente il docente all'interno di questo percorso che poi diventa della famiglia in generale, della famiglia e dei ragazzi, allora le cose migliorano enormemente, perché se no c'è ancora anche qui un tema culturale: la famiglia dentro oppure fuori? È un problema questo. Invece la domanda è:
come possiamo essere protagonisti secondo ognuno la propria funzione all'interno di questo sistema. Questa cosa è stata fatta rarissimamente e questo crea però contrasti non indifferenti che ci allontanano oppure ci esageratamente ci avvicinano, con il rischio di collusione a volte con le famiglie. Quindi si apre tutto un tema anche qui delle varie funzioni di questo sistema. Quindi io invito moltissimo anche le scuole a ripensarsi cosa sono io, cosa faccio io per il ragazzo, cosa faccio per la famiglia, e ti formo anche come famiglia cosa sei tu nel percorso scolastico di tuo figlio. Un'ultimissima, proprio una battuta a entrambi: un docente di scuola primaria poco digitalizzato, poco pratico con diciamo le nuove tecnologie, che neanche dopo il Covid si è più di tanto come dire adeguato, a proposito di resilienza, e che è un po' spaventato, come riuscite a tirarlo dentro? Per tirare dentro le persone così lontane è importante fargli fare un'esperienza che non ha mai provato, in una logica però di accoglienza, di presa in carico, non una formazione intesa come devi studiare il corso. Esatto. Credo che la nostra forza anche durante la pandemia sia stata proprio questa: far percepire che per crescere occorre creare le condizioni, peraltro le neuroscienze ce lo dicono da tanto tempo, cioè la dimensione emotiva per l'apprendimento anche dell'adulto è centrale. Allora, non avere paura attraverso un'esperienza che ti accoglie, che non ti fa sentire inadeguato, che ti dà motivazione, ti fa scoprire cose nuove, belle. Senza rimarcare. Senza rimarcare questa fatica. L'ultima battuta. Abbiamo tenuto dentro su incarico dell'ISI Pertini di Lucca la settimana scorsa un percorso, una scuola di alta formazione sul DigiCompEdu, finanziato dal Ministero, dove io assieme a Leonardo Barbarini di Casco abbiamo realizzato un laboratorio che si chiama Toy Design. Allora, con insegnanti di scuola primaria siamo partiti da legnetti, ma potevamo partire da cartoncini, che abbiamo disegnato, che abbiamo pitturato, significato secondo la logica dello storytelling, per costruire una storia. Questa storia materialissima, io avevo in contemporanea le immagini di mio nipotino che a un anno e mezzo che stava giocando con i blocchetti di legno, erano uguali, ma abbiamo fatto un percorso che ha comportato la digitalizzazione e l'animazione della storia, dello storytelling che era stato costruito, con queste insegnanti che in 4 ore hanno imparato a fare questo piccolissimo percorso. Come ha detto giustamente Enrico Carosio, quello che noi suggeriamo è non un percorso di formazione solo teorico, ma un laboratorio esperienziale in cui anche gli insegnanti hanno bisogno di imparare facendo, altrimenti non sapranno assolutissimamente dove mettere le mani poi con i loro bambini e con i loro studenti. Bene, ringraziamo Luisito Solini, Enrico Carosio.